Cambiamo argomento. Dopo aver protestato contro i DPCM e le misure anticontagio, il ristoratore Umberto Carriera oggi ha presentato un nuovo partito politico. Allora ci colleghiamo con Angelica Panzieri, che ha seguito per noi questa conferenza stampa e che vedo già insieme ai suoi ospiti. Buonasera. Buonasera Simona, siamo qui all'Hotel Alexander Museum Palace a Pesaro, dove si è tenuta la conferenza di presentazione del Movimento Liberale Italiano, fondato appunto dall'imprenditore Umberto Carriera e dal manager Giulio Borgognoni. Ce li abbiamo qui con noi. Carriera, prima le proteste in piazza contro i vari DPCM, ora la fondazione di questo nuovo movimento, era qui che voleva arrivare a una candidatura politica? Ma guarda Angelica, non è assolutamente politica questa, è necessità, anche perché le attuali forze politiche sono imbarazzanti, viene da dire ridicole, come l'ultimo DPCM che non consentirà a famiglie, a nipoti, a nonni, a parenti di vedersi e di festeggiare insomma, la festa più importante dell'anno nel modo più adeguato. Questa è soltanto una delle scelte più scellerate insomma, degli ultimi DPCM. Per quanto concerne le attività, insomma, gli imprenditori, i cittadini, ne abbiamo già disquisito altre volte. Il Movimento Liberale Italiano nasce appunto a tutela di queste fasce che sono quelle più deboli e che rappresentano l'80% della nostra popolazione. Un movimento che tra l'altro riunisce diverse categorie, imprenditori, avvocati, ristoratori. Qual è il prossimo passo? Che cosa farete attraverso questo Movimento Liberale Italiano? Il prossimo passo sarà quello di raccogliere le 20.000 firme per costituirsi come appunto partito. Il nostro movimento fatto di persone, fatto di uomini, fatto di gente che si sporca le mani quotidianamente ed è quello di cui ha bisogno il nostro paese. Bene, qui abbiamo anche Giulio Borgognoni. Prima durante la conferenza stampa lei ha detto che questo movimento nasce non per fare politica ora ma lo farà in un secondo momento. Che cosa intendeva dire? Sì, lo farà in un secondo momento, non lo farà ora perché questo è il momento di portare a casa tutti quanti quei consensi che sappiamo di avere e ottenuti questi consensi, formalizzati questi consensi, sfatato un po' dei paradossi tipo gli orari di lavoro del virus e via dicendo, andremo a trattare tutte quante quelle altre tematiche che sono quelle che ci interessa discutere politicamente. Lo avete fondato perché, lo avete detto prima, non vi sentite più rappresentati dalle attuali forze politiche? Non ci siamo mai sentiti rappresentati dalle forze politiche, men che meno in questo periodo dove mi sembra che ci sia qualche politico, ma di forza non si possa proprio parlare. Quali le prossime iniziative che metterete in campo? In quali città? Non solo a Pesaro. Molte iniziative in campo, alcune a Roma, una sicuramente ad Ariccia, una importante pochi giorni prima di Natale che poi magari vi racconteremo tra qualche giorno. Ecco, lo avete sentito, questi motivi per cui è nato il Movimento Liberale Italiano. Per ora da Pesaro è tutto, la linea può tornare allo studio.